Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube della Storia della Dance. I 30 pezzi più venduti in Italia nel 1998. Ce li ascoltiamo tutti, ma vi ricordo in pillola, perché non è che posso lasciare insomma tutti i dischi 3 minuti e mezzo, faremo notte, cioè sto video quanto dovrebbe durare. In realtà serve solo ad aprirvi dei cassettini della memoria, poi se qualcosa vi piace magari andate a ripescarvelo stesso qui su YouTube. Numero 30, Looking for Love. Un disco bellissimo di Karl Ramirez, ma in realtà l'originale era degli Everything But The Girl. L'ho già detto un sacco di volte. Numero 29, Storm. Dietro questo progetto si celavano due grandi producer tedeschi, ovvero Jem e Spoon. 28, il disco di Bamboo Bamboogie, che riprendeva Get Down Tonight di KC and the Sunshine Band. Numero 27, il disco di Sash, Move Mania. Quanto è bello sto pezzo, l'ho riscoperto ultimamente. Numero 26, c'era questo disco minore, si fa per dire, di Gala. Al 25, Gigi Dag, Cuba Libre. Sono tutti dei super pezzi. Numero 24, il disco di Back on Popper, che riprendeva un pezzo degli U2 o U2, che dir si voglia. Saluto Paola Peroni, c'era lei dietro questo bel progetto. La Meluna, l'abbiamo sentita anche nel video del Best 1997, del 98 ha venduto un pochettino di più. Numero 22, la nostra Agnese Cacciola, Neja con Shock, anche questa è indimenticabile. Numero 21, nella mia top 5 di sempre, Missing You Sounds. Mi fa venire i brividi da un sacco di tempo, da 26 anni. La voce di Tina Cousins. Una meraviglia di Sasha Lapessen. Scrivetemi tutto quello che vi viene in mente nei commenti, mi raccomando, eh. Io leggo sempre tutto. Al numero 20, Gaia, It's Love. Te la ricordi? Ma certo che te la ricordi, dai. Se non sbaglio la versione remix era di Fargetta. Era proprio l'estate di quel 1998. Numero 19, eccoli qui, DJ Dado e Simon Jacob, Ready or Not. Perdonate se ci parlo sopra, ma so già che se poi non ci parlo sopra, insomma. If you buy these records, rifaccio. If you buy these records, your life will be better. Tamperer, numero 18. Al 17 c'era Together Again. Revisi Tony Humphries, i 30 dischi più venduti in Italia in quell'anno meraviglioso. Siamo arrivati al numero 16, X-Swim, la bella love song, progetto di Agu Carollo. Numero 15, Wandu Project, King of My Castle, il remix di Voi Malone. Vedi, al numero 14 andiamo sulle giostre insieme ai Venga Boys, We Like to Party. Ci avviciniamo alla vetta, alla top 10 del 1998.
questo mi piaceva tantissimo. Mollella, Phil J, With This Wing, Let Me Go, originale degli Heaven 17. Al numero 12, senti un po'. Che gli vuoi dire? Al maestro Gigi Doug, numero 11. Il DJ Mustafa Musi con Honey 98. Attenzione, entriamo ufficialmente in top 10, i 10 dischi dance più venduti in Italia. Al numero 10, Stardust, Music Sounds Better With You. Al numero 9, Ralphy Rosario. Questo disco che non si chiama Music ma Take Me Up, Gotta Get Up. Numero 8, non è partita, vedi? Il bellissimo disco di Blackwood, che arrivò anche al numero 1 della classifica italiana. Al numero 7 c'era un disco che ci è rimasto nel cuore, che ci ricorda la primavera estate di quel lontano 98. E di nuovo l'Agnese Nazionale. Prima l'abbiamo sentita con Shock, adesso la sentiamo con chissà quali cassettini della memoria si aprono in questo istante. Al numero 6, Alexia, The Music I Like. Siamo pronti ad entrare ufficialmente nella top 5 del 1998. Numero 5, c'era DJ Dado. La voce di Michelle Weeks, meravigliosa. Al numero 4 c'era un'altra Gimme Love, era di Alexia. Abbiamo messo un pezzettino di versione remix. Pronti a scoprire quali erano i dischi più venduti in Italia nel 98. Numero 3, la versione di Crash di Jennifer Page. Ha venduto tantissimo, remix affidato a David Morales. Numero 2, senti un po' chi c'era. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, se non sbaglio. Mi sa di sì, mi sa di sì. Yakua con Dr. Jones. Ma in assoluto il disco dance più venduto in Italia nel 1998 era Feel It dei Tamperer, ovvero Fargetti e Alex Farolfi, che riprendevano poi Can You Feel It dei Jackson 5. Un altro bel video che ci siamo sparati sul canale YouTube della storia della dance. Se vi è piaciuto, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao!